Inizia oggi per il ministro Patrizio Bianchi una settimana difficile che prelude forse anche ad un fine anno scolastico molto complicato. I problemi sono tanti e non sarà facile affrontarli e risolverli tutti. Incominciamo con il primo. Nei prossimi giorni si conclude al Senato l'iter della conversione in legge del decreto sostegni, che poteva essere l'occasione per risolvere almeno in parte il problema del vincolo quinquennale. C'era già un emendamento pronto che poteva servire perlomeno a cancellare gli effetti del vincolo dalle assegnazioni provvisorie. Ma l'emendamento stesso è stato dichiarato inammissibile, forse anche per la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. E così la questione resta per il momento irrisolta e Bianchi dovrà escogitare una strada diversa. Ma questo è soltanto un tema secondario rispetto al ben più grave ed esteso problema dell'avvio del nuovo anno scolastico, per il quale il ministro è chiamato a dare una risposta in tempi brevissimi. A settembre ci saranno di nuovo 200.000 cattedre scoperte, forse di più, e siamo al punto che non si conoscono ancora neppure gli esiti del concorso straordinario, che peraltro potrebbe servire ad assumere 30.000 docenti al massimo. Una soluzione potrebbe stare dentro il patto per la scuola, di cui si parla da 2 mesi e che si sarebbe dovuto chiudere già da 1 mese. E invece siamo ancora fermi ad un semplice elenco di buoni propositi. Pochi giorni fa la firma del patto fra governo e sindacati era data per imminente, ma venerdì scorso anche il secondo incontro fra le parti si è concluso con un nulla di fatto. Tanto che la Gilda degli insegnanti ha già deciso di non partecipare più alle prossime riunioni. Non ci stiamo a firmare un accordo che è di fatto una scatola vuota, una lista di titoli ma senza nessun contenuto, così ha detto il coordinatore nazionale Rino Di Meglio. Resta poi il tema del reclutamento dei docenti. Emergenza a parte, cosa accadrà di qui in avanti? Ci saranno ancora i concorsi come li abbiamo conosciuti o si passerà a forme più snelle come vorrebbe anche il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta? Per non parlare poi del rinnovo contrattuale, tema sul quale sarà difficilissimo trovare un accordo, visto che il nodo delle risorse disponibili per il personale della scuola è ancora irrisolto. Sembra che il ministro abbia la consapevolezza della necessità di stanziare altri soldi per gli aumenti stipendiali, ma per farlo bisogna attendere la prossima legge di bilancio. Il che significherebbe rinviare l'apertura del tavolo contrattuale all'autunno inoltrato. Intanto, nell'immediato, e cioè nel giro delle prossime ore, dei prossimi giorni, il ministro deve intervenire sul piano estate, che rischia di trasformarsi in un clamoroso flop, nonostante gli ingenti finanziamenti, più di mezzo miliardo di euro. Le scuole, infatti, sono in seria difficoltà perché non riescono a predisporre i progetti, a garantirne il monitoraggio e la rendicontazione. Tanto che molti dirigenti scolastici stanno già annunciando che intendono rinunciare. I temi di cui abbiamo parlato sono tutti attuali, attualissimi, quindi continueremo a tenervi informati e quindi voi continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto.